Allora, buongiorno a tutti, inizierei col bollettino. Buon inizio di settimana a tutti voi. Molecolari 5.318.000 e test rapidi 4.704.000. In totale sono 10.022.766. Quindi con oggi abbiamo passato i 7 milioni di 10 milioni di test, di tamponi, cifra impensabile il 21 febbraio 2020, oggi invece è una ordinaria amministrazione. 10 milioni 22.766. I tamponi delle ultime 24 ore hanno rintracciato 150 positivi. Vi do un dato, sono 7 province, 7 per 2 è 14, sono una ventina per provincia, per capirci. E infatti su 10.429 tamponi l'1,44% di incidenza. Positivi dall'inizio sono 422.074. I positivi oggi in isolamento in Veneto sono 11.055. I ricoverati sono 845 in totale, meno 12. Vi ricordo sempre che siamo al bollettino del lunedì, che non è proprio che sia il super, il massimo della vita nella storia dei bollettini, però 845 meno 12. Gli 845 sono così distribuiti, 749 in area non critica, meno 12, e invariato 96. Vi ricordo sempre che nel bollettino nazionale, se qualcuno dovesse scaricarcelo, non troverà 96, ma ne troverà molti di meno, perché noi continuiamo a mettere anche i negativizzati. La terapia intensiva quindi fa 96 più 322 non Covid per un totale di 418. Totale dei decessi 11.530 più 2. I dimessi 21.516. Allora, con le vaccinazioni si sta procedendo alla grande anche questo fine settimana, o meglio, nelle ultime 24 ore, 34.339 vaccini. Le categorie vaccinate sono le categorie che voi conoscete, però vi do un aggiornamento. I 60-69 hanno raggiunto l'80% dei vaccinati. Vi ricordate, sembrava che non crescesse più, invece hanno accolto l'appello. I 50-59 sono arrivati al 70% tondo, vaccinati e prenotati, ragazzi, sempre. I 40-49 vaccinati e prenotati, 48%. Quindi stanno crescendo anche le ultime categorie vaccinali. Considerate che i 40-49 non hanno avuto dappertutto tanta disponibilità di posti, per cui man mano si apre andranno a prenotarsi. E vi informo che si aprono degli slot per una categoria vaccinale, che è la categoria 4, che sono tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito, ma per patologia. Apriremo circa 95.000 posti. Stiamo parlando di 444.000 persone che hanno un'esenzione in Veneto per patologia, che va dalla celiachia al diabete o altro, e ce ne rimangono ancora all'appello 194.000. Intanto partiamo con i primi 90.000 posti, 95.000 posti. Dai 16 anni in su. Della corte di 444.000 con una esenzione per patologia, molti sono stati vaccinati perché erano cinquantenni, sessantenni o quello che è. Ce ne restano ancora da intercettare 194.000. Stiamo parlando dei 16 anni in su.
E ringrazio i vaccinatori che stanno facendo un lavoro poderoso. Peraltro ci stiamo preparando al 30 di maggio, quando arriveranno, pensate, avremo lunedì 30 maggio, vi dico il numero esatto, se ti ho già sotto mano. ...454.000 vaccini. Quindi sarà una settimana forte e tosta, perché viaggia, può viaggiare a 50.000 vaccini al giorno. Prima di passare la parola a voi, lasciatemelo fare, lo faccio sempre volentieri, ma lo faccio ancora di più oggi, faccio gli auguri alla nonna Ida, la signora Ida, di Ponte di Brenta, vaccinata, quindi salutiamo la nonna Ida, che oggi compie 112 anni. Quindi nonna Ida di Ponte di Brenta, buon compleanno veramente da parte di tutti noi per i suoi 112 anni. Domande, ragazzi? Tosatto, e poi Van Zan, e poi Prigioni. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Persone ci segnalano la loro impossibilità a prenotarsi per il vaccino, nonostante molti tentativi. Ma di che età sono? Sono di età, per esempio, 60, 62, 65, 66. Saranno ultimati i posti, esatto, in agenda? Esatto. In quella ULS? Ecco, ma siccome ci sono varie ULS, sembra che abbiano, che hanno ultimato le dosi disponibili, lei ha fatto riferimento a una possibile redistribuzione di dosi che attualmente sembrerebbero concentrate e limitate tra Treviso e Verona. No, è successo... allora, attenzione, le dosi sono sempre state distribuite in base alla popolazione. Prima roba che non passi il concetto che qualcuno è stato privilegiato. Dopodiché noi oggi non dobbiamo redistribuire dosi, ma eventualmente dobbiamo redistribuire apertura di agende. Perché voglio ricordare che chi sta prenotando a giugno, la sua, io per dire ho la seconda dose da fare, non è che c'è in casa la seconda dose di vaccino. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, è stata questa la mossa vincente dell'evento, dando modo a molti cittadini di prenotarsi in date molto in là. Oggi stiamo prenotando al 16 giugno in Veneto. Quindi stiamo vedendo per quale motivo in alcune ULS, ad esempio alla 2 a Treviso, ci siano ancora degli spazi in agenda. Però è pur vero che noi continuiamo con gli appelli in maniera, perché quegli spazi sono della ULS 2, cioè non è che sono stati dati in più. Continuiamo con gli appelli, adesso aprendo oggi anche spazi per la categoria 4, ovviamente verranno occupati. E appena avremo certezza di ulteriori forniture in là nel tempo, e penso che sia questione di ore, se non di qualche giorno, apriremo agende anche per arrivare a fine giugno e quindi sistemeremo anche questo aspetto. Purtroppo noi abbiamo due cose necessarie per aprire: la disponibilità del vaccino, virtuale o fisica, e quindi se è virtuale che ci sia un pezzo di carta che ci dice che arriverà. Se noi avessimo oggi, questo ve lo voglio dire con chiarezza, il piano di arrivi dei vaccini da qui a dicembre, noi apriremmo tutte le agende. È che ci rompe le palle pensare di far fissare ai cittadini la loro data per la vaccinazione e poi magari doverla disdettare, cioè questo ci spiace, no? E noi poi vacciniamo in base a quello che ci danno. Cioè non è che è cambiata la macchina vaccinale del Veneto, quando ne avevamo 827, il 27 di dicembre ne abbiamo fatti 827 dosi in un giorno, e poi crescendo abbiamo sempre fatto e erogato, inoculato le dosi che Roma ci manda in virtù del contratto europeo. Quindi non è cambiato nulla sotto il sole. Ecco, ma le ULS che hanno esaurito le disponibilità per le prenotazioni da qui al 16 giugno, quando è che riceveranno ulteriori forniture e potranno accogliere? Io penso che sia questione di qualche giorno, nel senso che si apriranno ancora agende, questo sì, sicuramente. Considerate che noi stiamo galoppando, perché siamo i primi, avete visto i dati questo fine settimana, siamo i primi a livello nazionale. Capisco che
cioè, ha più bisogno uno che ha avuto che non ha più, no? Nel senso che siamo abituati talmente bene a questa campagna vaccinale, uno dice ma io vorrei potermi prenotare. C'è uno stallo che durerà qualche giorno finché non ci mandano un pezzo di carta che ci dicono, che ci dirà che a giugno arriveranno, che so, 1 milione di dosi e apriremo 1 milione di posti in agenda. Però siamo la regione che ha vaccinato di più, avete visto. Le chiedo un'altra cosa. Prego. Che riguarda la proposta, insomma, di garantire la seconda dose di vaccino ai turisti che vengono in Veneto. Sembra un po' che le regioni vadano in ordine sparso, nel senso che lei ha fatto per primo questa proposta. C'è chi ha fatto dell'ironia, come il suo collega Campano De Luca, che ci ha scherzato sopra. E c'è invece chi sembra l'abbia presa sul serio, come i presidenti di Piemonte e Liguria, che hanno fatto il patto di reciprocità per i rispettivi turisti. E cioè, i colloqui che lei ha avuto non hanno dato in questo senso sviluppi per una qualche linea comune, insomma, posto che il Veneto ha le sue esigenze che sono diverse magari da quelle di altre regioni, visto i flussi. Ma intanto approfitto per esprimere nuovamente la mia solidarietà al collega Cirio, la nostra vicinanza della comunità veneta per la tragedia che è accaduta in Piemonte con la storia della cabina, della funivia, e del dolore che questo ha provocato, coinvolgendo più famiglie e tanti cittadini, e quindi veramente la vicinanza totale al collega Cirio e alla comunità piemontese. Lo dico perché è stato citato il collega Cirio, già ieri abbiamo espresso a nome del Veneto la nostra vicinanza alla loro comunità e alle famiglie. Allora, l'approccio rispetto al vaccino in vacanza è un approccio che varia a seconda del contesto turistico dove ti trovi. Cioè, io penso che quello che ha fatto il collega Totti con il collega Cirio sia assolutamente una cosa giusta, ma fatta su misura per due realtà di quella dimensione turistica, che peraltro hanno. Il Piemonte ha un grande sbocco al mare, cioè accesso al mare che l'ha prendato dalla Liguria, fra l'altro. O gran parte, diciamo, dei piemontesi, oltre a venire in Veneto, vanno anche in Liguria. Altri magari vivono meno questa esigenza del vaccino in vacanza, perché magari hanno altre dimensioni. Considerate che quando parla il Veneto, parla la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze. Da noi arrivano da tutti i paesi, il 67% di questi 72 milioni di presenze sono stranieri. E poi sono tutti gli italiani, avete visto, siamo partiti con la campagna di promozione anche in Italia, oltre che all'estero. Per noi sarebbe impensabile partire con accordi bilaterali, li facciamo con Friuli Venezia Giulia, ma per carità, con l'Emilia Romagna, con il Trentino, Alto Adige, con la Lombardia, però rischieremo sempre di dimenticare la parte grande della torta dei visitatori. Cioè, mi metto nei panni di tanti nostri ospiti nazionali e internazionali che dovremmo comunque tutelare. Io penso che a livello nazionale si debba chiarire invece un vero concetto. Se riconosciamo la reciprocità della vaccinazione, perché qua ho letto di qualcuno che dice dovete fare accordi tra regioni, cioè io le devo fare con tutta Italia. Cioè, ma mi sembra assurdo, no? Abbiamo le anagrafi vaccinali, se dialogano bene, se no facciamo il certificato cartaceo, poi uno va a registrarsi a casa. Stiamo parlando di un servizio che è la ciliegina sulla torta, non è che la gente va in massa in vacanza per farsi fare la seconda vaccinazione. Io penso che una decisione nazionale si debba prendere. Ho apprezzato e ho visto che comunque la quasi totalità degli esponenti politici, con ruoli anche nella sanità, piuttosto che il mondo degli scienziati, comunque tutti condividono l'idea che se una persona vuole farsi la seconda dose in vacanza se la può fare. Non ultimo è uscito il professor Vaia dello Spallanzani stamattina, ma ho visto dichiarazioni di tutti, del vice ministro Sileri, di tutti, insomma, potete controllare, insomma, c'è una miriade di persone che è intervenuta su questo. Spero che questa partita non diventi per qualcuno un totem.
che a me sembra di una banalità e di un'ovvietà la questione che ho posto, me lo dico da solo, che io immaginavo si risolvesse in tre secondi e mezzo. Dopodiché, per fare i vaccini ai turisti, ci vogliono i vaccini. Allora, non possiamo andare dall'estremo del resort di extra lusso che porta tutti i suoi a vaccinare in Germania, i suoi dipendenti, per dire io sono Covid free, a noi che stiamo qui da un mese ormai a dire ma vacciniamo il turista o non lo vacciniamo. Il turista ha sempre ragione. E al turista noi dobbiamo sempre dare i servizi. Questo è il principio. Guardate che i nostri albergatori, il nostro mondo del turismo, la vede come noi, la condivide questa sfida. Peraltro noi abbiamo come obiettivo, ve lo dico già, di passare diciamo quanto prima la vaccinazione degli operatori turistici. E penso che in settimana anche se si possa risolvere questa partita che sta seguendo l'assessore Lanzarin. Però noi la vediamo così, quindi non, ecco, per dire, non ci vedrei contrapposizioni, ci vedo approcci diversi. Cioè noi la pressione del turismo la sentiamo forte, cioè questa è una regione turistica, vive di turismo, 18 miliardi di fatturato il turismo in Veneto, cioè più del 10% del PIL del Veneto. Banzan, wow, avevi... Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Possiamo fare un po' di ordine in quello che succederà nelle prossime ore e giornate, per favore? Allora, lei dice che al 30 maggio arriveranno 454.000 vaccini. Sono annunciati, sì. Annunciati. Quindi questa settimana invece com'è la previsione? Te lo dico subito. È più bassa. Anch'io mi ricordo sto dato. Scusa perché... Eccoli qua. 208.000. Totali tra Pfizer e quant'altro? Scusami. Sì, sono totali, ma voglio dirti la cifra esatta, non voglio dire cazzate. 206, ho letto il 6x8. Succede. Senza lenti. Benissimo. Allora, questa settimana 200 e rotti, la settimana di là, ma abbiamo nel giro di due settimane 600. Ma sono già nelle agende? Sono già calcolati nelle aperture dell'agenda che abbiamo fatto. Le prenotazioni sono tutte fino al 16 giugno oppure ci sono alcune prenotazioni che vanno oltre l'agenda del 16 giugno? A noi risulta di aver aperto, di aver dato disposizione di aprire fino al 16. Fino al 16, perfetto. Perché avevamo certezza di avere fino al 16. Ottimo. Quantitativi, diciamo, verosimilmente raggiungibili nelle forniture. Lo step, allora, la novità di oggi è l'apertura alle categorie 4 esenzioni, potrebbero essere quindi anche ragazzini, sedicenni, diciassettenni, esatto. Qui non c'è nessun limite di età. No. In questo le chiedo una specificazione, alcune regioni avevano già aperto la categoria 4 prima dei cinquantenni? Sì, cioè, considerate che questi non sono i fragili, cioè, questa è un'esenzione per patologia, c'è un po' di misto mare. Va bene, a livello nazionale, considerate che noi ne abbiamo intercettati, avete visto il numero 194.000 e no, ci mancano 194.000, quindi la differenza tra 444 e 194, quindi almeno 240.000 noi li abbiamo già vaccinati di default perché andavano per target di età. La sua idea è di procedere come, da qua nei prossimi giorni, se saranno confermate queste dosi di fornitura e se ne arriveranno soprattutto di più? Cioè, siamo arrivati ai 40-49 anni, poi nel suo piano cosa, ne cosa c'è? Ne parlavamo anche stamattina, sicuramente la soluzione dopo è quella da liberi tutti, però abbiamo un target importante che è quello delle aziende turistiche. Non è che valgono di più delle altre aziende, attenzione, non voglio mancare di rispetto, ma queste comunicativamente, lavorando con persone e quindi con ospiti stranieri, soprattutto stranieri e italiani, hanno modo anche di presentare i nostri territori come territori Covid free, no? E quindi la vaccinazione. Dopodiché, se volete che vi dica la mia opinione rispetto ai liberi tutti, io penso che dovremmo dare un'opportunità ai giovani. A questo punto, prima che a quelli di mezza età,
Cioè nell'ambito dei sedi, a parte il fatto che sembra che andremo da 12 a 40 anni, noi siamo diciamo aperti dai 40 anni su, giusto ad oggi. Ci resta un varco che andrà dai 12 ai 40 anni. Io penso che la grande mobilità estiva sarà garantita e la più alta esposizione ce l'avranno i ragazzi, che è giusto che vivano quest'estate. Quindi è anche giusto che se qualcuno vuole vaccinarsi, che lo mettiamo nelle condizioni di potersi vaccinare. Quindi si rovescia un po' il paradigma nel liberi tutti, no? Diciamo, ok, tutti potranno vaccinarsi, ma vorremmo dedicare un contingente di vaccinazioni privilegiato ai più giovani. Quindi, Presidente, potrebbe essere un liberi tutti, ma avendo 100 dosi, ne riservo un po' di più 80 ai giovani e poi vediamo se li utilizzano. Penso che un ventenne che si farà le spiagge, farà i locali, farà le discoteche, farà gli aperitivi, come si può dire, da un punto di vista epidemiologico, rischia di intercettare con più facilità il virus che uno che se ne sta a casa o è in vacanza e se ne sta tranquillo a farsi le passeggiate sulla Marmolada da qualche parte, insomma. Quindi potrebbe senza essere... nulla togliere a chi sta tranquillo. E nella percentuale delle prenotazioni, dei posti prenotabili, una fascia più alta potrebbe essere data appunto al target turistico, allora, inteso sì. come sì, operatori? Sì, sì, sì. Sì, quindi lo scenario che noi vediamo è questo. Il turismo, che sono circa 80.000, abbiamo detto, con i centri estivi. Turismo, stiamo raccogliendo un po' i numeri e arriveremo tra turismo tutto, quindi vuol dire tutta la ricezione alberghiera, anche termale, quindi non solo mare, montagna, lago, termale, poi i parchi divertimento, quindi i grandi parchi divertimento che ci sono e tutta l'area aperta, quindi il camping, arriveremo attorno agli 80.000 più addetti. O meno addetti che lavorano all'interno di queste strutture. Più i centri estivi. Centri estivi, abbiamo fatto un conto tra le giovanili pastorali, quindi quelli che appartengono al mondo della parrocchia, FISM, quindi 06, quindi scuole materne, asili, e ANCI, quindi comuni, arriviamo ad altri 35.000, che sono soprattutto giovani, quindi qua intercettiamo, perché sono ragazzi che vanno dai 17 anni, 18, perché poi sapete i volontari, gli operatori sono ragazzi molto giovani, anche ai 25, quindi sono già una fascia di ragazzi molto giovani. Beh, e come pensate di identificarli? Perché lì non c'è codice fiscale che tenga. Beh, lì ci sono due alternative, ne stiamo parlando. O dare a loro i vaccini e quindi si fanno delle linee vaccinali, oppure utilizzare il portale, che non è escluso, con la forzatura e l'autocertificazione all'arrivo, che a me sembra più logico, insomma. Però insomma c'è un tavolo aperto. Considerate che non è cosa che accadrà nelle prossime ore, cioè. Scusi, l'altra domanda invece, Presidente, avete notizie in merito ai trasporti? Era il tema che era stato sollevato la settimana scorsa. Non ne abbiamo. La capienza al 50% sta creando seri problemi, soprattutto a Venezia. Vaporetti. Adesso che si è riaperto fortunatamente il turismo, grazie alla Biennale. Ci siamo mossi, però al momento no. Ho sentito anche stamattina il Ministro Giovannini per altri argomenti, ma non c'è ancora novità. E l'ultima domanda, forse per competenza territoriale, forse spetta più all'assessore Lanzarin. Stamattina a Bassano c'è stato un po' di caos all'Eurobrico, perché sono finiti i vaccini e la gente è stata mandata a casa con l'invito di ripresentarsi dopo 15 giorni rispetto alla data prefissata. Mi è stato comunicato che non sapeva neanche cosa c'è. Sentiamo Bramezza, dopo lo diciamo. Va bene, grazie. Ma lei a fine conferenza se te senti Bramezza. Prigioni e poi Di Gennaro. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda i vaccini, le vaccinazioni invece nelle aziende che non sono turistiche e le vaccinazioni in farmacia, arrivano quantitativi di vaccini per poter avviare questo canale? Al momento non abbiamo ancora conferme sulle forniture. Diciamo, per noi forniture significa certe dal 16, arriveranno dal commissario sicuramente, perché quella è l'attività che loro fanno, quindi capire dal contratto europeo quanto arriverà. Stamattina, per dire, hanno fatto due forniture di Moderna e ho visto stamattina, scusate, vi dico anche AstraZeneca, perché ho mandato io il messaggio, fate voi, 29.000 e 11.000 AstraZeneca e Moderna.
e sono arrivate le 11 di questa mattina. E dei 454.000 che arriveranno a fine maggio, sempre tutti e tre i tipi? Sono sulla carta, sì sì, sono tutti i tipi, ma sono ancora sulla carta, nel senso che non è che abbiamo... A proposito di turismo, chi ti farà oggi pomeriggio a Cortina? Cioè, ho sentito che hanno anche chiuso dei passi per la neve, per cui a me spiace perché abbiamo investito tanto come regione su questa tappa di Cortina, sulla partenza di Cittadella, e che fra l'altro mi spiace non essere stato Cittadella, ma purtroppo avendo fatto l'arrivo di Verona il giorno prima e avendo saltato l'inaugurazione biennale, ho dovuto, e l'ho fatto con piacere, partecipare sabato mattina, fra l'altro sempre alla biennale, alla presenza del ministro Franceschini e del presidente della Camera. E Cortina, non so, ci vuole un buon scalatore, magari avremo un nuovo Pantani sotto la neve, non lo so, guardate, non ho idea, perché oggi è una tappa veramente dura. Era una tappa da bella giornata, così veramente sarà una tappa che selezionerà molto, cioè ho l'impressione che oggi confermerà la maglia rosa fino alla fine. Grazie. Però siamo orgogliosi, insomma, abbiamo Viviani portabandiera alle Olimpiadi, Vendrame che ha vinto una tappa, magari oggi spero un Veneto, qualche Veneto che si faccia vedere. Di Gennaro. Un'altra domanda, Antonella? No. Buongiorno Presidente, mi scuso, non so se mi sono perso questa informazione. Per quanto riguarda, diciamo, la seconda dose in trasferta, tra virgolette, lei ha sempre detto ovviamente che sarebbe un servizio molto importante da offrire ai turisti. Volevo chiedere se lei ha notizie di altri stati, di altre regioni a vocazione turistica che abbiano già pensato a questa soluzione. Non ce l'ho. Non ce l'ho. Non risulta che ci sia un altro che ci... Non ve lo so dire. Allora, va bene, grazie. Prego. Altre domande? A posto. Grazie. Assessore, avevi qualcosa da comunicare? No, c'è un'altra signora che le facciamo gli auguri, Giovanna Rita Parolin di Lovadina, fa 100 anni oggi. Auguri, 112 e 100 anni. Prego, Assessore. Allora, l'USL Pedemontana, e quindi il Direttore Generale Bramezza, mi dice che hanno spostato ieri 300 persone, ma sono state tutte avvisate con SMS. Quindi non gli risulta che ci sia, adesso non lo so, approfondirò anch'io. Comunque le persone sono state spostate ieri, 300, proprio sempre per carenza vaccini. È vero che Bramezza aveva chiesto anche ai colleghi se c'era qualcuno che poteva, per evitare di spostare persone, prestargli dei vaccini, ma la situazione era abbastanza critica ovunque. Sì, è probabile, una cosa mi permetto di dire, che ci sia una persona, due, tre su queste 300 che non abbia ricevuto il messaggio, che non ha letto il messaggio, che si è presentata. Però, insomma, se volete vi diamo anche i numeri precisissimi sul tema degli avvisi. Buon lavoro, noi andiamo a Cortina adesso. Grazie. Andremo a vedere questo tappone di montagna. E fra l'altro volevo complimentarmi per la biennale, per la premiazione del Leone d'Oro, quindi c'è un bel personaggio, è stato premiato, quindi a me è piaciuto. Fra l'altro ha fatto robe grandi, no? Bene, molto bene. E chissà, ho visto Venezia con i turisti, vedo i dati del Veneto, si stanno incrementando le prenotazioni, e quindi dico venite in Veneto, perché rischiate di mancare solo voi. Quest'anno faremo l'evento, l'anno d'oro, avanti tutto. Grazie ancora, buon lavoro, buongiorno.